un'ora, per due ore, per otto ore, per quello che sia, per un certo periodo di tempo, il compressore che vado a montare nel mio impianto, significa che appunto dovete stabilire la potenza assorbita che sarà evidentemente il prodotto del lavoro per unità di massa di fluido, per la portata volumetrica, per questa volta la densità, appunto per tenere conto per passare da portata volumetrica a portata massica. Vabbè, come al solito io evito di mettervi le unità di misura. Tipicamente, se abbiamo scelto i kilojoule, facciamolo giusto in questa fase introduttiva, il kilojoule al chilogrammo per il lavoro specifico, i metri cubi al secondo per la portata volumetrica, i chilogrammi a metro cubo per quanto riguarda la densità, vengono kilojoule al secondo, ovvero kilowatt. Okay. Se qui avessimo scelto i joule, avremmo avuto i watt, avremmo dovuto dividere per 1000 per avere la potenza in kilowatt e via dicendo. Se per la densità avessimo scelto un'altra unità, insomma, le combinazioni, come potete immaginare, sono quasi infinite, quindi per questo io evito di dire, però vi faccio sempre la raccomandazione, chiaramente scegliete unità coerenti, insomma, d'accordo? Quindi chiaro, la portata volumetrica la posso misurare lì, però se per esempio la misuro in centimetri cubici all'ora, un momento, facciamo le opportune conversioni, se no viene espressa la potenza, in che unità la esprimo questa potenza? In unità strane, insomma. Quindi se voglio veramente rispondere alla domanda molto pratica da parte di un utente che vuole sapere quanto gli costa tenere in funzione per un certo periodo di tempo questa macchina, devo stare attento a, anche a parte fare, a determinare in maniera corretta sostanzialmente i due parametri che caratterizzano il funzionamento della mia macchina, però devo stare attento anche a questi dettagli che sono relativi alle unità di misura. Oppure chiaramente molto spesso io ho difficoltà ad avere questo valore, molto spesso il costruttore non me lo dice questo, però se io mi sono calcolato H-Hall e il costruttore invece mi fornisce il rendimento del compressore, e lo scrivo così, allora la mia potenza sarà questa. Ok? Tipicamente, e non ci dobbiamo dimenticare questo denominatore, questo rendimento al denominatore, altrimenti rischiamo di sottostimare la potenza trasferita, consumata, e quindi diciamo, commettiamo un errore per difetto che non è una buona cosa. Quindi nota la potenza, chiaramente moltiplichiamo la potenza per l'intervallo di tempo per il quale riteniamo che debba funzionare questo compressore, e abbiamo l'energia consumata. Se il compressore è azionato da un motore elettrico, come spesso accade, io qui ho la potenza, la moltiplico per esempio per un'ora, e quindi immagino che dopo un'ora avrò consumato tanti kilowattora. Conosco il costo del kilowattora dell'energia elettrica, so l'Enel quanto me lo fa pagare il kilowattora, faccio la moltiplicazione e rispondo alla domanda del vostro cliente. Ok? Come vi avevo detto prima, adesso che abbiamo impostato il discorso, apriamo una piccola parentesi per, è necessario precisare un attimo chi intendiamo come rendimento del compressore.
è quasi il rendimento politropico di cui abbiamo più volte parlato, e non mi starei a richiamare appunto il concetto di rendimento politropico, mi pare che a suo tempo dedicammo parecchio tempo a questo argomento, a meno che non abbiate qualche pensiero, qualche dubbio, qualche perplessità, darei per acquisito il concetto di rendimento politropico di un compressore. E diciamo che il rendimento poi complessivo, quindi quello, questo eta C che io ho messo qui, in realtà è il prodotto del rendimento politropico per altri due, per un rendimento che possiamo chiamare meccanico e un rendimento che possiamo chiamare volumetrico, nel senso che la potenza che io prelevo dall'esterno, quindi quella che consumo, quella che mi fa pagare il mio fornitore, io la utilizzo in realtà in una certa misura, anche in una minima misura, però appunto se andassimo a vedere un po' più in dettaglio come ha fatto questa macchina, è chiaro che chi è che fa girare questa girante? Un albero appunto collegato ad un motore che è quello che mi fornisce questa potenza di cui stiamo parlando. Non ci interessa come è fatto questo motore, però è chiaro che ci sarà una trasmissione del moto, no? Dal motore alla mia girante. Mi trovate? L'organo di trasmissione, qualunque esso sia, avrà un minimo di assorbimento di potenza. Immaginate anche un cuscinetto, un cuscinetto, per quanto perfezionato, per quanto sofisticato, un minimo assorbe potenza, un minimo di attrito appunto fra l'albero e la ralla interna del cuscinetto, minimo ci sarà, e quindi quello da dove viene prelevato? Viene sempre prelevato dalla potenza che io sto fornendo dall'esterno, quindi quella potenza non riesco a darla integralmente alla girante. In più, in alcune macchine un po' più sofisticate ci potrebbero essere anche degli organi destinati alla lubrificazione di questi organi di trasmissione, quindi ci potrebbe essere un circuito di olio in pressione, quindi una pompetta dell'olio. Chi l'aziona, da dove la prende? Sempre dalla stessa cosa. Quindi se io vado a vedere, appunto, supponiamo che il motore sia un motore elettrico, io tranquillamente ci metto un contatore, vado a vedere l'energia, dopo un'ora vado a vedere che è tenuto in funzione il mio compressore, vado a vedere che dopo un'ora ho consumato tot kilowattora, però appunto la potenza che effettivamente io ho trasferito alla girante non è quella che leggo sul contatore diviso un'ora, uno, quindi direttamente quella che leggo sul contatore, perché appunto una parte è stata spesa per la pompa dell'olio, per l'attrito sui cuscinetti, cioè, quindi quelle perdite che si chiamano perdite di natura meccanica. Quindi se appunto faccio il rapporto fra la potenza meccanica trasferita alla girante e tutta la potenza che il motore sta fornendo alla macchina, io ho questo rendimento meccanico che normalmente è molto elevato, nel senso che è parente a 1, sarà 0,98, 0,99, 0,984, 0,982, no, normalmente ci si augura che sia piuttosto elevato, però non è proprio 1. Ok? Bene. E in più, questo merita qualche parola in più, un po' di tempo in più ci porterà, ma
abbiamo detto che oggi non badiamo all'orario, e l'elemento volumetrico, che cosa intendo? Questo, partendo da questo semplice parametro, però abbiamo l'occasione per sottolineare un'importante caratteristica delle macchine operatrici, sia delle pompe sia dei compressori di cui stiamo parlando adesso, e che torneremo su questo argomento, vedremo che ritornerà questo argomento in discussione più volte nel prosieguo delle nostre chiacchierate. Ovvero, qual è il concetto? Il concetto è che sia nell'aggirante sia nel diffusore, guardiamo un po' il diffusore. Per semplicità, ok? Questa è la sezione di ingresso di un condotto statorico e questa è la sezione di uscita. Diciamo che in questo condotto avviene una cosa che fisicamente è un pochino strana, diciamo, meno intuitiva di quella che diciamo uno potrebbe immaginare, nel senso che appunto questo compressore che cosa fa, questo condotto statore che cosa fa, ha proprio il compito di far crescere, di trasformare l'energia cinetica che il fluido possiede qui in uno, C1 sarà maggiore di C2, in energia di pressione, e quindi in modo tale che P2 sia maggiore di P1, trovate? Giusto, avviene così. Questo è proprio il compito di questo diffusore. Qualunque sia il tipo di compressore, sarà una compressione più spinta se il compressore eventualmente fosse ad azione, trasformerà una aliquota dell'energia cinetica in energia di pressione se, come abbiamo detto, il più delle volte il compressore è a reazione, con grado di reazione maggiore di zero. In ogni caso avviene questo tipo di trasformazione. Dicevo, la cosa un po' strana, non so l'aggettivo in questo momento mi viene solo questo, la cosa un po' strana è che appunto noi abbiamo un fluido, nel caso del compressore un gas, che si muove, che cammina così contro il gradiente di pressione, cioè ogni centimetro, ogni millimetro che percorre qua dentro, lui va da una sezione a pressione minore verso una sezione a pressione maggiore. Non so se rendo l'idea. E questo è un po' innaturale, no? Perché uno si aspetta che un fluido cammini nel senso delle pressioni decrescenti, no? Insomma, spontaneamente è chiaro che se io metto in comunicazione due ambienti, uno a pressione maggiore e uno a pressione minore, è chiaro che uno si aspetta che il gas contenuto in questi due ambienti fluisca dall'ambiente a pressione maggiore verso quello a pressione minore, no? Quindi, vabbè, perché lì non c'è una appunto spontaneamente, e qui invece di spontaneo c'è ben poco. Però quello che voglio arrivare a dire, quindi, che il fluido fa questa cosa particolare di camminare, diciamo, contro il gradiente di pressione, okay? Che significa appunto questo, cioè parte da sezioni a pressione più bassa e si muove verso sezioni a pressione più elevata. Quindi questo significa che appunto, diciamo, continuamente la pressione più alta che c'è in una sezione più a valle rispetto a una sezione più a monte tenderebbe a far rifluire il fluido verso la sezione più a monte, in base proprio a quello che dicevamo prima. E quindi praticamente questo che cosa significa alla fine? Significa che appunto se io ho un aggirante
fatta in questo modo è nello spazio fra la girante e per esempio in cui già è avvenuta questa trasformazione, quindi di un compressore con grado di azione maggiore di zero, diciamo io ho un il fluido che viene spinto chiaramente ad entrare nel diffusore, ma è pure anche vero che diciamo in questo spazio, nel mentre passa dalla girante al diffusore, una certa porzione di fluido sente, si accorge che in questa zona ci sono delle pressioni più basse e quindi tenderebbe a rifluire verso l'ingresso della girante. Non so se rendo l'idea. Vediamo una... Ok. Questo è un po' il segnale, cioè lungo il bordo della pala, per il fatto che la sezione in questa, che la pressione in questa sezione sia più alta rispetto a quella in questa sezione, può portare una parte, una minima parte del fluido a tornare indietro in quello piccolo spazio, evidentemente per quanto piccolo, diciamo, è chiaro che la girante non può toccare la cassa, no? E quindi ci sarà un pochino di spazio fra la girante e la cassa che sta qua intorno, e il fluido che sta contenuto in questo interstizio, che vediamo rappresentato qua, ok, questo è il bordo della cassa e questo è l'interstizio di cui parlavo. Il fluido che sta in questo interstizio sente, adopero volutamente questo, sente che qui c'è una pressione d'uscita P con 2 più elevata rispetto a quella che c'è qui, e quindi tende ad andare a spostarsi verso queste sezioni a pressioni minori. E quindi diciamo allo statore, se qui era entrata tutta questa portata che per semplicità, eccola qui, l'abbiamo chiamata Q totale, diciamo questa Q totale, diciamo, non arriva tutta nel diffusore e quindi a sua volta non arriverà alla mandata, insomma non uscirà dalla bocca d'uscita qua del compressore, perché sta tornando indietro, quindi significa che appunto significa che il compressore elabora tutta la portata Q totale pari a Q utile, quella che effettivamente invierò alla mandata, più quella di ritorno, chiamiamola Q con L, e quindi se faccio il rapporto Q su Q totale, ok, questo è appunto quello che abbiamo definito rendimento volumetrico del... perché rendimento? Perché io spendo, no, energia per comprimerlo tutto quel fluido, però poi all'effetto utile me ne manca una porzione e quindi questo mi va a penalizzare. Se questo rapporto, in base a quello che abbiamo appena detto, è minore dell'unità, anche questo rendimento, che abbiamo chiamato rendimento volumetrico, mi va a penalizzare il rendimento complessivo del compressore. Ok? Anche questo rendimento nella maggior parte dei casi è un numero abbastanza elevato, anch'esso di poco inferiore all'unità. Per questo motivo, diciamo, in molte applicazioni, anche nel prosieguo delle cose che noi andremo a dire, diciamo, assumiamo pari a 1 questo, pari a 1 questo, e quindi diciamo che il rendimento del compressore coincide con il rendimento poi dopo. È un'approssimazione, però è un'approssimazione abbastanza lecita il più delle volte. Ok, vabbè, ci troviamo su questa cosa, continuiamo, così chiudiamo poi questa parentesi, perché io volevo arrivare poi a tornare al funzionamento, a tornare alle
curve, quelle che chiameremo curve caratteristiche di funzionamento dei compressori centrifughi. Non lo facciamo domani, chiaramente, guardavo l'ora. Aggiungiamo, visto che ci troviamo in questa cosa, diciamo, un accorgimento sarebbe quello di, vedete, di chiudere, di metterci una su questa girante, metterci una sorta di coperchio vero e proprio, un disco di copertura, come sta fatto qui. Okay, questo che vedete qua sopra è la girante tipo questa, okay, sulla quale è stato applicato questo disco di copertura. Questo serve proprio chiaramente nelle giranti, dov'è che si sente maggiormente questa esigenza? Laddove il rapporto P con 2 su P con 1 è più elevato. Okay? Se ho un compressore con un rapporto di compressione basso e inferiore a 2, diciamo, questa esigenza è limitata. Diciamo, quando il rapporto di compressione del singolo stadio comincia a crescere, per queste macchine centrifughe si può arrivare intorno a 4 come rapporto di compressione di un singolo stadio, per appunto ottenere valori di questo, solo di questo componente, il rendimento volumetrico veramente prossimi a quel punto all'unità, si complica un po', si appesantisce un po' la girante, perché questo avrà un certo peso, mettendoci questo controdisco, diciamo, di copertura che limita parecchio, se non al 100%, ma al 98-99% il riflusso del gas verso l'aspirazione. Ok? Molto bene. Sì. Sempre a livello di descrizione, quindi del funzionamento, diciamo, appunto, ci troviamo, lo possiamo dire subito. Quindi è chiaro che il rapporto di compressione per singolo stadio è limitato. Il compressore centrifugo è fra tutte le tipologie di compressori dinamici, tra le due tipologie di compressori dinamici, è quella che sicuramente consente di avere un rapporto di compressione per singolo stadio più elevato rispetto al compressore assiale, comunque, diciamo, c'è un limite 3-3.5, in qualche caso circa 4 come rapporto di compressione per stadio, il che significa, appunto, questi compressori, al di là degli esempi un po', come dire, semplici, diciamo, per uso civile che vi facevo prima per farvi capire, io ho fatto gli esempi di queste macchine utilizzate in uso civile, in abitazioni, eccetera, per darvi un'idea di come siano diffusi, di quanti se ne possono incontrare in giro, e quindi per sottolineare come un ingegnere meccanico che si occupa di queste cose ha molte più probabilità di imbattersi in una macchina di questo genere piuttosto, come dicevamo, che nel condensatore, in un impianto motore con turbina a vapore, diciamo. C'è una sproporzione fra il numero di compressori che sono in giro e il numero di condensatori degli impianti con turbina a vapore che trovate nel mondo, evidentemente. Quindi per questo vi facevo l'esempio. Però diciamo che questo compressore chiaramente è una macchina di elevate prestazioni e quindi è molto utilizzata anche in campo industriale, laddove servono pressioni del gas abbastanza elevate. Sono tantissime le applicazioni, magari con l'aiuto di qualche disegnino le potremo vedere con calma un'altra volta, però appunto diciamo, sono tantissimi i campi dove c'è bisogno di gas ad alta pressione, che ne so,
pensate soltanto, oggi sapete che sono abbastanza diffuse abbastanza diffuso l'uso del metano, per esempio, come combustibile per autotrazione, e che, come sapete, viene, mi pare che ve l'ho accennato io, viene immagazzinato a bordo delle vetture in delle bombole che, per avere far raggiungere al metano un'elevata densità e quindi garantire all'autovettura una certa autonomia, quel metano viene conservato in queste bombole ad alta pressione. Lo standard attuale è sui 160-180 bar e si va verso un'evoluzione che preveda quasi un raddoppio, fino a circa 300 bar come pressione di immagazzinamento del metano. Quindi sono molto spesso i compressori utilizzati sono proprio nelle stazioni di rifornimento, ci sono proprio questi compressori centrifughi di cui ci stiamo occupando e di cui stiamo dicendo, appunto, se un singolo stadio ha un rapporto di compressione massimo, insomma, limitato, 3-4, è chiaro che per raggiungere pressioni così elevate io ho bisogno di più stadi in serie, okay? Dove quindi avrò un primo ostatore e un diffusore, un po' come abbiamo visto per le turbine, chiaramente, però all'inverso. In particolare qui c'è la complicazione che in una turbina ho all'inverso in un compressore assiale, mettere in serie tanti stadi non è particolarmente difficile. Mettere in serie più stadi di compressore centrifugo è un po' un problema, perché, appunto, come ho detto, l'ingresso del fluido avviene prevalentemente, poi lo scriveremo anche in termini di equazione di Eulero, ma avviene in direzione prevalentemente assiale in questo, e poi viene scaricato, a parte la chiocca, viene scaricato alla periferia. Se io dopo qua devo mettere un altro stadio in serie, io devo far fare un giro praticamente abbastanza impegnativo dal punto di vista sempre delle perdite energetiche al gas che esce dallo statore di questo stadio per riportarlo alla bocca di aspirazione del rotore del secondo stadio. Okay? Ho questi cosiddetti canali di ritorno del gas allo stadio successivo che complicano un po' la vita e inducono evidentemente perdite concentrate, però, diciamo, è una cosa che si deve fare. Ecco, questo che vedete praticamente è un compressore centrifugo a 6 stadi di compressione. Ok? Dove il rapporto di compressione di ciascuno stadio è inferiore a 2 e si riesce a ottenere una pressione di mandata dell'ordine dei 60 bar. Ok, quindi sarà necessario impiegare ancora più stadi se si vogliono raggiungere pressioni più elevate, e questi compressori si prestano poi alla fine, diciamo, nel momento in cui io ho bisogno, come dicevo prima, di una pressione mandata dell'ordine di centinaia di bar fino a 400, 500, 600 bar, e sono, diciamo, fra i due tipi di macchine dinamiche sicuramente quelli più indicati. Il compressore assiale si ferma alle decine di bar come pressione di mandata,
Mentre invece questi compressori, qua ci sono un po' di differenze su come è costruita la cassa, questa è se si apre in orizzontale, se si apre in verticale, vabbè, questi sono dettagli che in questo momento non ci interessano, però appunto ci sono dei compressori in grado appunto di avere pressioni di mandate di 500-600 bar, chiaramente costruendo opportunamente gli stati, opportunamente la cassa, mettendo chiaramente numerosi stadi in serie. Okay. Ok, vabbè, questa è la allora, vi lascio scappare, però diciamo appunto, quindi abbiamo introdotto questo tipo di macchina. La cosa importante appunto, facciamo attenzione, quindi verifichiamo giusto un attimo per non lasciare questi due parametri che sono quelli che abbiamo introdotto e che vi ho detto che caratterizzano il compressore. Perché li caratterizzano? Perché appunto quando noi abbiamo bisogno di inserire un compressore in un certo circuito, in un certo impianto, che cosa chiediamo al nostro impianto? Perché facciamo questa spesa di montaggio? Perché vorremmo una portata di gas di una certa entità e la vogliamo ad una certa pressione. Ok? Quello che abbiamo scritto un attimo fa. Questi sono i dati del nostro interesse. Insomma, a seconda di quello che dobbiamo fare, vogliamo un filo d'aria, un po' più di aria, di gas, di fluido aeriforme in generale, ne vogliamo un po', ne vogliamo tanta, vogliamo una quantità molto elevata. Insomma, è chiaro che a seconda di quello che dobbiamo fare, questo parametro è fondamentale. Insomma, il compressore sì, d'accordo, ma a parte la pressione, quanto fluido mi riesce a dare a quella pressione? E quindi chiaramente i parametri caratterizzanti sono questi due, insomma, sostanzialmente la pressione di mandata, che è la stessa cosa, il rapporto di compressione, perché questo di solito è un parametro noto, quindi se conosco la pressione di mandata viene automaticamente definito il rapporto di compressione. Quindi a me quello che interessa veramente sono appunto la pressione di mandata e la portata di fluido. Quindi a me quello che interessa quando devo scegliere un compressore, se io vado a rappresentare su un piano P2 e P2, io su questo piano, in base alle mie esigenze, l'esempio che facevamo prima, devo fare arrivare l'aria condizionata di questo impianto all'ultimo all'ambiente più lontano rispetto alla centrale, come faccio? Io evidentemente come entro in un catalogo, come faccio a scegliere il compressore adatto? Allora, sicuramente qualcuno avrò fatto un calcolo, cioè io lo so che per raffreddare per esempio d'estate questa stanza mi faccio i miei calcoli termici e impongo una temperatura di progetto che voglio raggiungere all'interno di questa stanza e conosco la temperatura con la quale dalla macchina frigorifera esce l'aria fredda e quindi se quello è il delta T io so quanta aria devo far entrare in questa stanza se voglio mantenere in una giornata estiva quando fuori ci sono 35 gradi, se io ne voglio mantenere 24-25 qua dentro so quanta aria devo distribuire in questa stanza, d'accordo? Quindi questo è un banale esempio, chiaramente in linea di massima quello che voglio dire è che il quanto, cioè la portata è un mio dato di progetto, d'accordo? È un mio dato
non di progetto, il mio dato, l'input del mio problema. Se il problema è scegliere il compressore adatto, sicuramente questo è un mio dato di input. L'altro dato me lo vado a calcolare io, con calma vedremo magari come fare questo calcolo, però appunto l'altro calcolo è qual è la pressione alla quale l'aria deve uscire se voglio essere sicuro che la stanza più lontana viene comunque raggiunta dalla giusta portata, chiamiamola Q segnato. E quindi praticamente io so che questo compressore individuo il fatto che questo compressore deve essere in grado di darmi questa portata con questa pressione. Ok? Allora io dovrò andare a trovare sui cataloghi che mi danno il modo di funzionare dei compressori, dovrò trovare un compressore la cui coppia pressione portata passi più o meno da questo punto. Diciamo i compressori, come vedremo, adesso è tardi, come vedremo, quindi c'è un legame chiaramente fra queste due grandezze ed è quello di cui parleremo domani. Un legame per cui appunto la pressione P con 2 e Q variano secondo una certa legge. Adesso ve la scarabocchio con il preciso intento di fare un discorso del tutto generale che invece domani andremo a precisare. Quindi immaginiamo che appunto a titolo di scarabocchio ci sia questo legame funzionale che la legge P con 2 uguale P con 2 di Q mi porti a questo, io avrò n curve, diciamo almeno per ogni compressore, avrò un compressore la cui curva sarà questa, avrò un compressore la cui curva sarà quest'altra, un altro dove sarà questa, un altro dove sarà quest'altro, ok? Allora, se io queste curve le riporto qua sopra, è chiaro che il mio compito sarà appunto scegliere un compressore che abbia una curva di funzionamento tale che almeno un punto passi per quello delle mie esigenze. Diciamo, tutti questi compressori che stanno qua sotto li devo scartare perché non riescono a darmi alla portata che io desidero, la pressione che io desidero, ok? Quest'altro teoricamente andrebbe bene, devo soltanto laminare un po' il flusso in modo tale da ok, era per non lasciare il discorso in sospeso, chiaramente questo merita un notevole approfondimento ed è quello che faremo domani mattina. Insomma, il concetto è questo: io devo fare questo confronto, un match, no? Se vogliamo adoperare la lingua, fra quelle che sono le caratteristiche, il modo di funzionare della macchina e quelle che sono le esigenze, le richieste da parte dell'impianto, impianto legge utente, cioè io quel compressore scelgo il compressore A e non il compressore B, perché nell'impianto che devo andare a realizzare io ho bisogno di certe caratteristiche e allora vado a vedere qual è il compressore in grado di fornirmi queste caratteristiche, questa P con 2 con questa, questo è il problema come impostazione, come si fa, poi vediamo come è chiara almeno l'impostazione, la partenza, ok?